Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, giochi e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti, e vi ringrazio immensamente di questo, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Dopo l'annuncio di rinvio della data di uscita di New World e ovviamente la mia delusione totale, in quanto non avrò altro da fare fino a giugno in cui uscirà Death Stranding, ovviamente per PC, CD Projekt ci ricorda che forse ci stavamo dimenticando di qualcosa. Ma prima di tutto, intro. Ebbene, CD Projekt finalmente si fa sentire. In realtà qualche piccola notizia in questi mesi si è sempre avuta, ma questa volta si fa sentire con insistenza, snocciolando qua e là qualche dato, qualche conferma e qualche brutta, almeno per ora, notizia riguardante la versione per PS. Iniziamo però dal principio. Non so se molti lo sanno, ma in questo poster che vedete attualmente sullo schermo, uscito il 9 di aprile, in uno dei cartelloni dietro il nostro protagonista V, sullo sfondo contiene un easter egg riguardante il film di Pulp Fiction. Ma ovviamente già lo sapevate e quindi passiamo oltre. E passiamo subito alla ciccia. CD Projekt infatti ha annunciato che non c'è alcun ritardo per colpa del Covid e che la data, pur essendo stata spostata a settembre, è confermata. Quindi state tranquilli, passiamo l'estate e poi al ritorno delle ferie, in realtà le vostre, io ci vado a settembre, ci potremo buttare a capofitto su questo titolo tanto atteso. Quello che però è la buona notizia, almeno per me, è che i preordini su PC sono più dei preordini di entrambe le console messe assieme. Sì, sto gongolando, vi potete attaccare male stavolta, consolari maledetti. Ma ci sono buone e cattive notizie pure per voi. Infatti tutti i possessori di Xbox, che compreranno ovviamente la Series X, potranno aggiornare con una semplice patch al Day One, gratuita, il gioco per la nuova console. Quindi, gioite, o voi Xboxari. Potrete giocare a Cyber in versione migliore sulla vostra nuova scatoletta nera. Ma, e qua tremano le ginocchia, i ragazzi di PlayStation non sono così fortunati, almeno per ora. Ebbene sì, mentre sia per PC che per Xbox gli accordi sono finiti e terminati, Sony non ha ancora contrattato il cambio di console e ciò che succederà al titolo. Quindi per ora tutti coloro che compreranno la PS5 non avranno l'aggiornamento gratuito come su Xbox per poter portare il titolo nell'era moderna. È paradossale se ci pensate considerando che si parla di Cyberpunk. Ovviamente ora direte, vabbè, è finito qua il video, e invece no. No, ultima news, molto apprezzata in quanto si parla di aggiornamenti post-lancio. In un'intervista infatti si scopre che CD Projekt ha già in piano e messo sul tavolo parecchie update di DLC future, spoilerando quasi il numero esatto. Infatti, dai piani di CD Projekt, Cyberpunk avrà gli stessi update, se non in maggiore quantità, ovviamente anche DLC, di The Witcher 3 e The Wildlands. Quindi possiamo aspettarci almeno due DLC e parecchie update che arriveranno nei mesi successivi per Cyberpunk 2077. Che dire quindi? CD Projekt rimanda, ma la strada sembra ben segnata, il titolo sembra già avere le basi e il futuro su dei binari ben piantati. Nulla che non ci si aspetterebbe da uno studio come quello polacco. Voi che ne pensate? Io sono fiducioso. E voi? Fatemi sapere qua sotto i vostri commenti, perplessità e idee che vi siete fatti per questo titolo così tanto atteso. Con questo è tutto, Netrunner, noi ci vediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.